Amici di Sportland Channel, benvenuti alla puntata numero 19 di 50° minuto calcio a 7, puntata imperniata soprattutto sui playoff, ormai entrati nel vivo visto che siamo nel terzo turno, ma c'è anche il campionato over 35 che sta praticamente concludendo la regular season, e anche qui abbiamo la griglia dei playoff. Parleremo poi anche della finale della Coppa Carnevale, di cui abbiamo anche un filmato. Accanto a me, come sempre, Mara. Ciao Rinaldo, Ciao Mara, grazie. che appunto ci aiuterà un pochino ad entrare nel vivo di questi playoff del campionato che, come dicevamo, sono già giunti al terzo turno. Sì, sono al terzo turno che riguarda le squadre di Serie B. Tanti bei risultati, tante belle partite. Abbiamo settimana prossima l'ultimo turno che vedrà scontrarsi le squadre di Serie B, dopodiché le migliori quattro praticamente cominceranno con i quarti di finale dove incontreranno le squadre di Serie A. Quindi entreremo proprio nel vivo e nel momento forse più tosto del campionato del calcio a 7. Questa settimana abbiamo visto il Barla Giada, ormai impegnati su mille fronti perché stanno facendo i Sì. playoff, hanno fatto la finale della Coppa Carnevale e stanno facendo il torneo Amateurs. Si sono comunque imposti per 4-1 con gli Stack, quindi mettendo già una buona ipoteca per il passaggio del turno. La Demos Immobiliare ha vinto per 4-2 sull'Evolution, squadra che non pensava neanche di arrivare, invece è arrivata comunque al secondo turno. L'Immobiliare FB invece ha dovuto soccombere con i ragazzi dell'Ambrangeles di Marcello Cassetti, molto carichi, ci tengono moltissimo a questi playoff e praticamente in questo terzo turno andranno a rincontrare i Gazzotti che erano nel loro girone, che hanno vinto invece di misura per 3-2 con i cerchi d'acqua. Le altre due che sono passate sono i Fandango, che continuano nella loro marcia dagli ultimi mesi in grandissima Senza forma. conoscere praticamente sosta, la loro marcia Esatto. dirompente. Ovviamente nei playoff hanno dei risultati un po' più ridimensionati rispetto agli ultimi risultati del campionato, però si sono comunque imposti con una grande squadra che sono quelli dell'Arancione per 7-5. E arriva anche al terzo turno, ho sentito il responsabile Gargano, i ragazzi della Lobotic. Anche loro, un po' così, li avevamo presi un po', forse anche noi li avevamo un po' sottovalutati, no? Abbiamo detto, ah, la terza miglior ripescata, eccetera, invece sono qua e hanno intenzione di dare il meglio di loro stessi nella partita di lunedì con i Fandango. Secondo me è partita veramente molto, molto, molto interessante. Sì. Invece, per quanto riguarda l'over 35, qua è ancora un po' da giocare, nel Infatti senso che... dicevamo, no, che c'è ancora praticamente il girone da completarsi, ma abbiamo già Esatto. alcuni accoppiamenti dei playoff, se Abbiamo non soltanto un sbaglio. accoppiamento che è la Metalcom, che ormai si è classificata quarta nel girone di Serie A dell'Over 35 e sappiamo che incontrerà gli Sparta il 21 aprile. Hanno ancora un po' di sosta, si possono riprendere, vanno a rinfrancarsi per Pasqua e poi dopo ricominciano. Certo. Invece, per quanto riguarda le altre tre di Serie A che dovranno poi incontrare le squadre già qualificate della Serie B e della Serie C dell'Over 35, fondamentale l'incontro di questa sera tra i Peones e gli Olfa, perché a seconda del risultato si stabilirà chi sarà prima, seconda o terza, considerando che abbiamo queste tre squadre, il gruppo TNT, la DV Pubblicità e il Peones appunto in 2 punti. Gruppo Quindi TNT grande a 43, lotta, esatto, ancora sì, stasera è interessantissima. veramente partita chiave, ecco, per poter definire quale sarà la griglia di questi interessantissimi playoff dell'Over 35. Anche qui un bellissimo campionato, veramente avvincente. Bene, allora intanto per quanto riguarda appunto i playoff è tutto, ma però c'è da parlare appunto della Coppa Carnevale, di cui Esatto. tra l'altro abbiamo anche il filmato, no? Della Sì. finalissima. Esattamente, come dicevamo prima, Bartabacchi la Giada è impegnata su tutti i fronti, purtroppo martedì ha fatto un mezzo passo falso con i Demolition, hanno perso la finale per 13-6, abbiamo il Filmato, quindi filmato. Demolition, che se non sbaglio è il secondo anno consecutivo che si confermano campioni, no? È il secondo torneo consecutivo, sì, hanno vinto prima la Coppa Natale Coppa con gli Natale e AMI la Coppa International e Carnevale. adesso la Coppa Carnevale. Bene, allora via al servizio di questa finale Demolition Barta Bacchieri alla Giada.
Buonasera ai telespettatori di Sportland Channel, siamo qui a Baggio 2 per la finalissima della Coppa di Carnevale che si svolgerà tra il Bar Tabacchigiada, dove abbiamo io Mauro Pucci, il capitano, e i Demolition di Lorenzo Giovanni. Ecco, siamo arrivati all'ultimo atto, alla fase ultimissima. Una domanda che pongo a tutte e due: questa coppa vi è piaciuta a livello di formula e di livello tecnico? Sì, è stata un po' breve forse, perché avevamo 8 squadre solo, però è stata una bella formula e il livello anche è stato abbastanza buono. Bene, la stessa sì, domanda per me vale lo stesso, sì. Vale lo stesso. Essere arrivati all'ultima fase, alla partita ultima, le altre fasi, cioè nelle partite, avete avuto degli avversari tosti, vi hanno messo anche in difficoltà o è stato, diciamo, un cammino abbastanza facile? Sì, direi la semifinale è stata leggermente più combattuta delle altre partite. Bene. Per quanto riguarda il finale, a noi no, perché abbiamo vinto 8-0 in semifinale, però il girone è abbastanza combattuto, anche se poi ogni partita alla sua sera a sé. Bene, una domanda che andrei a fare al Bar Tabacchigiada è la seguente cosa: voi già partecipate al campionato di Sportland, è molto utile andare a fare anche queste piccole coppe? Vi può servire a livello di un amichevole, di allenamento, e ce lo andreste a consigliare alle altre squadre? Direi di sì, perché comunque il campionato è lungo, fai una partita a settimana, se in settimana riesci a farne pure un'altra è sempre più utile. Quindi quello che possiamo dire è che il concetto è che oltre che al campionato, se si partecipa a queste coppe è un'opportunità e per andare anche a provare qualche schema nuovo, qualche giocatore nuovo. La squadra, sì, ecco. Anche per amalgamare meglio la squadra, il gruppo, tutto quanto. Ai Demolition Team invece quello che auguro, e che mi auguro che insomma accada, è che, visto che nella Coppa, come lei ha detto, vi siete andati a trovare bene, di iscrivervi alla prossima Coppa. Sarebbe un'ipotesi interessante, però purtroppo non ci potremo essere in questa Coppa che verrà. Quindi diciamo possiamo chiudere con un augurio di un bocca al lupo a tutte e due, con il pronostico che chiaramente penso che ogni squadra esprimerà il desiderio di andare insomma a vincere, ma il pronostico tecnico: voi siete più una squadra che gioca all'attacco, in difesa, centrocampo, qual è il vostro modulo? Giochiamo a tutto campo. Ma un po' di più, cioè pensate sì, più alla fase? Più all'attacco, sì. Per il Bar Tabacchigiada? Noi pure siamo abbastanza un gruppo spinto in avanti. Bene. Un gruppo, poi la cosa più importante è quella. Bene, dal Baggio 2 per il momento è tutto. Arrivederci, grazie. Dai! Dai! Quelli prima hanno due squadre. Ma hanno questo no? No, no, dai. Che c'è il mio compagno che tira sempre. Oh.
Complimenti. Pallone che servono sempre. Te immagini la partita più anche del primo set. Mauro, girati. Adesso premiamo la squadra prima classificata. Un bel applauso ai Demolition. Non so come devi venire qua tutti, una divisa nuova, già ce l'avete, la rossa, la divisa e il pallone. Complimenti, grazie. Ci vediamo la prossima volta meno. Bene, allora torniamo in studio dopo il filmato della finalissima Demolition Barta Vacchera Giara, ma dicevamo Demolition, il secondo torneo consecutivo vinto, sì, e dunque esatto. Complimenti vivissimi, no? Questa formazione. Sicuramente una squadra da tenere sotto controllo, una squadra che speriamo si iscriva alla Coppa Lombardia e da parecchio filo da torcere, secondo me hanno un bel gioco. Ecco, anche perché appunto Barta Vacchera Giada è la formazione di tutto rispetto, quindi averli battuti assolutamente è stata una bella partita con un bel gioco proprio. Bene, allora l'appuntamento adesso è alla Coppa Lombardia, no? Che dovrebbe iniziare... La Coppa Lombardia che inizia il 4 di maggio, abbiamo già aperto le iscrizioni, per cui chi vuole siamo qui, pronti ad accogliervi. Ecco, uno dei tornei più importanti, no? Di Sportland. Certamente, dopo il campionato è il secondo torneo più importante, ci accompagnerà fino a poco prima delle vacanze. Ecco, quindi iscrivetevi numerosi perché insomma, è un torneo sempre molto prestigioso. Vi aspettiamo. Bene, allora per quanto riguarda questa puntata numero 19 è tutto, 50° minuto calcio a 7, grazie a Mara come sempre. Grazie Rinaldo. Per la tua preziosa collaborazione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Appunto di 50° minuto calcio a 7.